cofiducci, si sente tasta terra di cui vi parlo, una perla rara, domenso mari, e come vite, incanto colli, fai impazzire i meglio popoli, che peita si sciarriaro, e chi to sangue in da cintra sia, e non c'era cura, ti li guaria. Donna notte, carraggio cuore, picchia con decadenza, non la posso accettare, usi a me vita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare, se terra d'amore e di pizza rara, noi siamo pronti, pure alla morte, per liberarti, di sta mala razza, che ti zucca usando. L'esercito di liberazione è pronto a partire! Buongiorno! Cercato di completare qualche altro capitolo stanotte del libro che dobbiamo mandare alla Mondadori, e io devo mandarla anche alla a Catena Fiorello oggi per cominciare a scrivere la prefazione, e tra poco ci prepariamo anche per andare a Taormina, ci aspetta una bella giornata. Gli argomenti sono abbastanza interessanti, partono da quello che ieri è stato l'annuncio del mitico Matteo Renzi di candidarsi nel collegio nord-ovest alle europee. Nord-ovest, per intenderci, sarebbe Lombardia, Piemonte, credo Liguria, Val d'Aosta. Questo è il collegio, ma al di là del collegio prescelto è il progetto che ha preannunciato, si candida con il centro. Tenete conto che io già mi sono espresso in più occasioni su quelle che sono le costruzioni delle maschere a ogni competizione elettorale, così le ho definite. Se andiamo a guardare le ultime competizioni elettorali, a ogni scadenza elettorale troviamo nuove sigle che poi servono per dare la possibilità agli stessi personaggi
di riproporsi con una sorta di nuova verginità. E nei miei colloqui con Matteo Renzi ho proprio messo in evidenza questo. Noi che abbiamo fatto l'attraversata nel deserto da molti anni e abbiamo iniziato il 18 di marzo del 2007 con Sicilia Vera, ne abbiamo pagato il prezzo dell'isolamento, dell'attraversata nel deserto, e la fatica anche riguardo alla diffidenza degli addetti ai lavori, e anche quella che è stata spesso l'atteggiamento di così minimizzare il nostro percorso bollato come velleitario. E lo abbiamo portato avanti e non ci siamo mai svenduti. La nostra identità è sacra. Questo è il concetto. Perché? Perché siamo orgogliosi della nostra storia. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato nel tempo e soprattutto vogliamo portare avanti la nostra idea di politica. E di conseguenza, in questi tavoli dove ci siamo trovati con questi leader, noi abbiamo semplicemente e spesso sempre la nostra voglia di non nasconderci dietro operazioni che rievocano tempi che furono e che oggi non ci interessano. Infatti, quando ieri sono stato contattato dalla redazione del TG1, ho semplicemente espresso un'esclamazione. Ho detto: delle maschere pirandelliane gli italiani non ne hanno bisogno. A ogni competizione non si può cambiare maschera. Se si è sereni, per tornare a un concetto renziano, sul proprio percorso, su ciò che si è fatto, non c'è la necessità di cambiare nome per prendere i voti a Forza Italia o PD. Perché non pensate a prendere voti del 50% degli italiani, che aumenta sempre di più, che non va più a votare? Intanto. Cioè, ormai ogni competizione elettorale in Italia si caratterizza per questo elemento. La gente che non va a votare. Ci sarà un motivo che porta la gente a non votare. Quando c'erano i partiti degni di questo nome, poi le derive ci sono state, c'è la storia, c'è il tribunale della storia, che ormai ha sentenziato. Non è che la Democrazia Cristiana a ogni competizione elettorale cambiava volto, o il Partito Socialista, o il Partito Liberale, o il Partito Repubblicano, o il Partito Socialdemocratico, o il Partito Comunista. Cioè, perché? Perché era la rappresentazione di un segmento della società, e gli uomini e le donne che rappresentavano questi partiti erano orgogliosi della propria identità. Non era il leader di turno o presunto tale che si alzava la mattina e stabiliva: ora mi faccio il trucco e modifico la mia identità. Se voi guardate ciò che si sta verificando negli ultimi anni, abbiamo dei leader di partito che a ogni competizione elettorale se ne inventano una. E l'ho espresso con tanta serenità, attenzione, senza alcuna polemica. E quando io ho detto, li ho chiamati simpaticamente ai due ladri di Pisa, Renzi e Calenda,
che ero disponibile a un matrimonio di interessi, ma questo matrimonio di interessi aveva senso se lo si faceva con il Terzo Polo, che era l'ultima edizione che ha portato, edizione politica, vogliamo chiamarla simpaticamente maschera, che ha portato, che ha consentito a due leader o presunti tali di approdare nuovamente al Parlamento. È interessante fare un'analisi e vedere come certi personaggi, leader, che hanno il mio rispetto, attenzione, questo ci tengo a precisarlo, però la loro capacità camaleontica di tornare in Parlamento cambiando ad ogni competizione elettorale la maschera. Se andiamo a guardare come, per esempio, il nostro amico Matteo Renzi è affrontato le varie competizioni elettorali, le ultime, vedete l'evoluzione. La stessa cosa vale per il buon Carlo Calenda. Entrambi erano nel PD, poi hanno deciso di mettersi in proprio. Se è la sindrome di Napoleone o meno non ha importanza, non è che io per questo scherzo, attenzione, quindi ci scherzo sopra su di me e ovviamente cito anche loro. Come sono andati avanti? Si sono messi in proprio, sono nati Italia Viva, Azione, poi è nato il Terzo Polo, ora c'è il centro e non si sa dal lato di Calenda che cosa ci sarà. E allora mi chiedo, perché ad ogni competizione elettorale bisogna cambiare nome? Perché a ogni competizione elettorale c'è chi si pone il problema di fregare i voti all'altro partito? Se ormai il partito per eccellenza in Italia è rappresentato dall'astensione. Perché chi è leader di partito, ovviamente, o leader tra i partiti, io non lo sono, ho iniziato ora un certo percorso, a un certo livello, quindi non, sicuramente non mi reputo all'altezza né di Renzi né di Calenda, quindi magari la mia visione sarà sbagliata, perché la mia è la visione forse dell'uomo della strada e preferisco io continuare a coltivare la visione dell'uomo della strada. Mi chiedo perché si sono salvati con la formula Terzo Polo, hanno faticato nel confezionare questo progetto, hanno scelto un nome che porta sfiga, perché secondo me in politica non puoi definirti terzo, perché dici sempre che se va bene arrivi terzo. Le competizioni si fanno per vincere e non puoi ovviamente caratterizzare una squadra già di perdenti e di sfigati, obiettivamente. Ma lasciamo stare questo, avranno avuto i loro motivi. Ma ho detto allora ad entrambi, a Calenda e a Renzi, voi vi chiamate Terzo Polo e Terzo Polo per me vale come formula politica, è la vostra formula politica. Siete stati eletti in Parlamento con il Terzo Polo. La gente, piaccia o non piaccia, comunque vi ha eletto con il Terzo Polo. Tutto qui. E allora facciamo sto matrimonio di interessi. Se lo vogliamo fare, noi siamo disponibili. Copriamo un certo, una certa area geografica e voi ne dovreste coprire un'altra. Non è stato possibile. Si sono ammazzati. C'è stato realmente ogni giorno il tirare per la giacca e fare l'accordo con uno e ammazzare l'altro, e alla fine avete visto come è finita. Carlo Calenda è sbroccato, mi ha fanculizzato e io ho ricambiato, simpaticamente ho fanculizzato lui, ricordandogli appunto che io sarò modesto, non sarò alla sua altezza, c'ho i calli nelle mani, lui i calli ce li ha nel culo,
per tutte le poltrone che gli sono state regalate, come si dice in gergo, culo rinisciuto. Questa è una frase che fa impazzire Matteo Renzi e la ripete spesso. Al buon Matteo Renzi gli avevo detto: guarda, evita le fughe in avanti con me, perché tanto io, a differenza tua, posso anche non farle europee, non ho l'ansia da prestazione e di conseguenza non è necessario che io annulli la mia identità, mi nasconda dietro formule strane. Quindi non mi trovi d'accordo nel prendere delle sigle che già parte dal presupposto di una seduta spiritica, le geometrie in politica non mi piacciono, ma parte dal presupposto che utilizzando il termine centro andiamo a prendere i voti a Forza Italia e al PD. Ma dico, Matteo, ma perché non ti poni il problema di cercare di convincere nuovamente gli italiani ad andare a votare? Che se non vanno a votare è perché sicuramente questi presunti leader che oggi caratterizzano la politica italiana dalla gente non sono più graditi. E allora ponetevelo, voi che siete grandi leader statisti, ponetevelo il tema. Ieri abbiamo assistito all'ennesima fuga in avanti. Io comunque un appuntamento con Renzi e altri, per una questione di correttezza onorerò questo appuntamento, ma vado avanti e lo voglio dire. Qual è oggi il nostro obiettivo? E lo ribadisco. Al di là di come finirà la questione riguardante lo sbarramento, se da 4 lo portano a 3, poco importa, non è questo che condiziona, vedete, una strategia, perché se una strategia si fa condizionare dal 3 o 4%, allora vuol dire che non è una buona strategia, perché significa che cammina sul filo del rasoio. Io ho lanciato un ragionamento molto semplice, che era quell'attenzione che avevo sempre proposto al terzo polo: sdoganare le liste civiche e fare un progetto di territorio per far affermare una volta per tutte che ciascuno deve comandare a casa propria, partendo dalla formazione delle liste e soprattutto avendo dei rappresentanti aderenti al territorio, in modo tale che nel Parlamento ciascuno intanto rappresenti il proprio territorio che lo ha eletto. Per fare questo abbiamo lanciato questo progetto di fare una rete nazionale delle liste civiche, come siamo noi. Noi oggi siamo la lista civica per eccellenza in Italia e, a differenza di altri, abbiamo avuto la capacità, la spregiudicatezza, l'intuizione. Dico, riconoscetecelo qualche merito, no? Non è, siamo magari artigiani della politica, saremo straccioni della politica, nel senso che siamo modesti rispetto a questi santuari, ma riconoscetecelo un merito. Da soli, senza lobby alle spalle, con i nostri sacrifici, pagando il prezzo dell'attraversata nel deserto, siamo riusciti a realizzare intanto qualcosa. È l'inizio, non ci sono dubbi, ma questo inizio non si può consegnare a formule che già stroncano l'identità, che soprattutto stroncano l'idea che ha portato oltre 500.000 siciliani intanto a votarci e a avere un potenziale che è importante rispetto all'ultimo sondaggio che ha fatto l'Istituto Piepoli, che va dal 5 al 7%. Questo è il tema. E allora, anche nei nostri messaggi con Matteo Renzi, quando lui uscì da questa formula dal cilindro, ho detto: guarda, io sono fermo al lodo Moratti. Cos'è il lodo Moratti? Per chiarirci anche su questo. Con grande intuizione, umiltà e determinazione, Letizia Moratti, nella riunione che si è tenuta, era credo il 29 maggio, il giorno che è iniziato lo sfoglio, sì, a Milano,
riunione alla quale io partecipai un attimo, ho dato allora il saluto in videoconferenza perché ero impegnato su Taormina, dove c'era un tavolo molto rappresentativo, c'era Renzi, se non ricordo male la Gelmini, Fioroni, la Moratti, Sodano, non so se Porta, ce n'erano tanti altri, non voglio dimenticare nessuno e nessuno si offende. Tutti quanti si ponevano il tema di come definire questo soggetto politico che si doveva presentare alle elezioni europee. Cos'è questa? Questa me l'ha regalato Alessandro Lacava. Uno mi ha scritto che cos'è questo. Questo qua credo che sia che un gelato forse. Il mitico Lacava mi ha regalato questo e mi ha regalato anche un costume con i pesciolini. Anzi un box. Era un costume con i pesciolini. Sì. No, non me lo sono messo quello. Quindi questo l'ho messo ieri. Sì, credo me l'abbia regalato Alessandro Lacava, che è molto estroso nelle cose. E, tornando a noi, Lodo Moratti che emerge in quella seduta perché? Perché ciascuno di noi giustamente ci tiene alla propria identità. Ma vi immaginate un progetto politico che debba avere un pezzo di tutte le identità che si siedono a un tavolo, quando sono tante, diventa realmente un'operazione stile Allerchino, non si capisce niente. Un simbolo, soprattutto nelle competizioni elettorali, di avere la capacità di essere diretto e lanciare un messaggio immediatamente, senza ulteriori riflessioni. Che cos'è la lista centro? Che cos'è? Ecco dove già, anche in termini di comunicazione, fa schifo. Il centro cos'è? Il centro gravitazionale? Cerchi un centro di gravità, non lo so cos'è, e niente, perché va spiegato il centro che significa moderati, che significa questo, e allora in termini di comunicazione fa schifo già, Matteo, per chiarirci. Allora Lodo Moratti, Letizia, da donna intelligente e lungimirante, perché ovviamente comprendeva quale sarebbe stato poi il problema che magari si poneva quando si doveva andare a sintetizzare il progetto nell'ambito della denominazione, anche della lista del cosiddetto brand, pone il Lodo Moratti, pone la questione, il simbolo di un progetto che comunque deve rispecchiare questo tavolo, è giusto che contenga gli elementi distintivi dei partiti e movimenti politici che sono presenti nel Parlamento. Ebbene, a quel tavolo, pensate anche qui, dove io ho imparato a conoscere Letizia Moratti, ad ammirarla, e in questa occasione ancora di più. Perché Letizia Moratti ha un movimento civico che si chiama Italia Migliore. Italia Migliore non è presente nel Parlamento nazionale. Ebbene, Letizia Moratti ha dato l'esempio, anche su se stessa. Quindi ha posto al tavolo un ragionamento che comunque limitava già la sua posizione, ma lo ha fatto a ragion veduta. E a quel tavolo chi erano i movimenti e partiti presenti nel Parlamento nazionale? Azione e Sud Chiama Nord. Punto. Quello era un ragionamento che ci portava anche a definire una strategia identitaria e soprattutto un matrimonio di interessi che ho sempre definito tale, perché ovviamente abbiamo anche una visione diversa, noi siamo uomini e donne di territorio, Renzi e Calenda sono uomini di palazzo, ma quando agli elettori diciamo le cose come stanno e quindi parliamo con chiarezza, l'elettore comprende, l'elettore non vuole essere preso in giro. Se tu stai facendo un matrimonio di interessi, lo devi dire. Non devi inventarti formule strane per nascondere quello che è. O ti vergogni di quello che è. Perché se c'è da vergognarsi di quello che si sta facendo, allora non si deve fare. E allora vuol dire che non è una cosa onesta che si può proporre
agli elettori. Ecco qual è la questione. Io non mi vergogno di me. Io non mi vergogno del percorso che ho fatto finora. Quindi non ho la necessità di dover inventare formule nuove. Quello era il dato. Quindi io a quel tavolo, attenzione, sono fermo a Lodo Moratti. E se non va bene, pazienza. Non abbiamo la necessità, non abbiamo l'ansia di prestazione, ma è ovvio che dovendo portare avanti un progetto di valorizzazione del territorio, noi comunque continuiamo a lanciare il nostro messaggio al territorio e alle liste civiche del territorio. Cosa significa questo? Sono anche gli incontri già che abbiamo avuto in Lombardia, dove c'è tanta fibrillazione, c'è tanta voglia di identità. Ebbene, il nostro obiettivo, comunque, che prevale su qualunque matrimonio di interesse, è quello di mettere in rete liste civiche. Fare un listone nazionale che mette in rete le identità del territorio. E tutto questo, vedete, il civismo già per definizione è contro il centralismo, perché il fenomeno del civismo nasce in reazione all'impostazione romanocentrica dei partiti, quelli che impongono al territorio soggetti che non c'entrano nulla con quel territorio. E io a Monza sto lanciando questa sfida in modo provocatorio, l'ho detto e lo ribadisco, e ho detto chiaramente: noi siamo in debito con questo territorio, perché Marta Fascina è stata eletta all'uninominale di Marsala. E quindi io chiedo ai brianzoli: scegliete intanto un amministratore, scegliete quello che ha dimostrato nella vita di aggiustare i disastri degli altri. Ecco, in termini chiari, tornando su questo discorso e chiudere, vedremo come andrà a finire. Io non demordo da un obiettivo: se si creano le condizioni al nord di mettere in rete quelle che sono identità del territorio, che si richiamano in particolare all'ortodossia della Lega di Bossi, non quella di Salottiera di Salvini, è ovvio che diventa la vera ed unica novità del panorama politico nazionale. Sud e Nord assieme contro il centralismo statale. Far saltare il banco. Questo è. E allora, le sollecitazioni che in questi giorni, che in queste notti, nelle mie presenze a Monza e nella Brianza, ho avuto modo di consegnare a illustri esponenti della Lega, spero che si concretizzino in un fatto politico. Luca Di Pietro dice: a Monza vince Galliani. E qual è il problema? Questo non ci impedisce di confrontarci. Poi Adriano potrà anche vincere, e vuol dire che quel territorio ha scelto per l'ennesima volta un soggetto che non ha voglia di fare politica. E ha ragione, perché fa tante altre cose bene, e quando ha fatto politica non è riuscito a farlo. Tant'è vero che Adriano non ci andava in Parlamento, ma non perché era impegnato su altri fronti politici, perché può anche capitare una scarsa presenza dei leader nel Parlamento, attenzione. Perché? Perché ovviamente hanno altri impegni, ma sempre nell'ambito politico. Adriano continuava a perseguire i suoi interessi da imprenditore, di amministratore della squadra, e continua Adriano, facci sognare. Ma la politica è un'altra cosa. Non si fa per scrivere sul bigliettino da visita senatore, e soprattutto non si fa
per ottemperare a un ordine familiare, sol perché è l'unico nome che evita faide. I seggi in Parlamento non fanno parte dell'ascito ereditario, ancora non siamo a questo livello, guardate. E chi è che pensa che nei testamenti possa anche essere incluso un seggio in Parlamento? E allora vuol dire che della democrazia ha un solo concetto, quello della carta igienica. E obiettivamente questo non è ipotizzabile. Per chiarirci anche su questo concetto, noi metteremo a confronto nel collegio di Monza quella che è l'esperienza politica e quella che è l'idea di una strategia politica. Punto. Poi la mia professione o la professione di Adriano è altra storia, rileva nell'ambito professionale. Qua non stiamo facendo un concorso per fare il dirigente generale, qua si parla di una visione manageriale della pubblica amministrazione, che è un concetto totalmente diverso, ecco, per intenderci su questo. Quindi vediamo come andrà a finire questo appello e questa sollecitazione che ho lanciato anche lì al nord. Nel meridione sta proseguendo bene e ovviamente se si ha un sussulto d'orgoglio al nord, l'operazione è fatta. Quindi Renzi va avanti col suo centro e noi andiamo avanti con la nostra alleanza di territorio, che è quello che io ovviamente ho sempre perseguito, anche nel matrimonio di interessi con il terzo polo, comunque quello era l'obiettivo. Quindi significa concretizzare un'idea di politica sturziana di territorio contro un socio che continua a drenare le nostre risorse, cioè uno Stato centralista che va radicalmente modificato. Altro argomento che volevo trattare stamattina, abbiamo anche letto quella che è stata la dichiarazione del buon onorevole Pippo Laccoto su un aspetto riguardante la gestione delle risorse idriche a Messina. C'è in atto un'operazione per svendere ai privati tutte le nostre risorse idriche, chiaro. E io avevo detto chiaramente che la responsabilità di tutto questo ha un nome e cognome, Pippo Laccoto, sindaco di Brolo e fautore di una presa di posizione, di cui ora vedremo le carte, che ha portato a paralizzare tutto il sistema che doveva nascere, il sistema pubblico, semplicemente perché doveva continuare a consumare un dispetto nei miei confronti. Allora, Pippo Laccoto ieri è uscito con un comunicato stampa dove dice: il sindaco di Taormina, onorevole Catenano De Luca, è in vena di provocazioni dal profumo di campagna elettorale, ma io come sempre preferisco dare spazio ai fatti e agli atti. Bene Pippo, vediamo questi fatti e atti quali sono. A chi oggi distorce la realtà e prova a gettare fumo negli occhi proponendo di acquisire quote dell'AMAM, è bene ricordare che sin dal 2018 abbiamo assistito a questo tentativo maldestro di affidare la gestione alla società partecipata messinese, che già allora però non rispondeva ai requisiti di legge previsti per il nuovo servizio idrico integrato. Tra l'altro anche il Ministero aveva espresso parere negativo al riguardo. Bene, mi fermo su questo aspetto. Pippo, ti invito ad esibire questo parere espresso dal Ministero. Cominciamo con la prima minchiata che hai sparato. Se esiste un documento del Ministero che risale al 2018 o al 2019 dove dice che l'AMAM non aveva i requisiti per poter svolgere il ruolo di soggetto pubblico per tutti i 108 comuni, e allora ti chiedo scusa e andiamo avanti. Consegniamo ai privati, ormai non essendoci più scelta, tutto il sistema di gestione delle risorse idriche. Tenete conto che significa come aprire il rubinetto, realmente c'è ormai lì un sistemino che traduce immediatamente in euro quanto consumate.
Quindi l'accoto parla di un documento che dice che documento del ministero, quale ministero o quale mistero? Pippo l'accoto, sta parlando di un ministero o di un mistero? E allora, visto che mi parliamo di campagna elettorale, bene, io non è che ti faccio fare la campagna elettorale ora dicendo che il privato è bello. Ora andiamo alla dimostrazione degli atti. Prima cosa, Pippo Lacco, aspettiamo questo documento. Ora andiamo avanti, che dice? Adesso purtroppo il tempo è scaduto e se siamo stati esautorati dalla possibilità di scegliere non è certo per colpa mia, ma di chi ha tentato di imporre l'unica opzione, quella dell'Aman, persa in partenza. Andiamo alla storia. Vedete, abbiamo cercato di procurarci qualche documento. Qual è la storia in merito? La storia è la seguente. Il 7 luglio del 2018 l'assemblea dell'ATI, cioè fatta da tutti i comuni dove ognuno vale uno, al di là della popolazione, io ero sindaco della città di Messina e sindaco della città metropolitana, decide di affidare la gestione del servizio idrico all'AMAM, all'azienda municipalizzata che allora era un colabrodo e che io stavo ovviamente risanando. E l'avevamo detto che c'era un'azione di risanamento, ma avevamo anche detto che se non si affidava all'AMAM si doveva costituire una nuova società a capitale pubblico. Era quindi il 7 luglio 2018. Cosa succede? Dopo questa delibera, il comune di Messina, quindi il consiglio comunale, avvia le procedure per assegnare le quote dell'AMAM ai comuni. E che cosa fa? Fa anche una delibera di consiglio comunale. Io non avevo un solo consigliere comunale, ve lo vorrei ricordare, quindi pensate quanto è stato faticoso per me. Ebbene, il 12 novembre 2018... cioè a distanza di soli 4 mesi, luglio, agosto, settembre, ottobre, chiaro? Di soli 4 mesi il Consiglio Comunale di Messina delibera di mettere a disposizione l'AMAM, di metterla a disposizione per tutti i comuni della provincia di Messina. Dopodiché, lo sapete che è successo? Che su proposta di Pippo Laccoto, che aveva solo timore che la mia azione politica diventasse troppo espansiva, fa il colpo di mano e il 16 dicembre 2019 fa votare all'Assemblea dell'ATI una delibera precedente e quindi metteva in discussione le procedure già avviate per affidare ai comuni le quote dell'AMAM. Questo lo sapete cosa serviva? Serviva a far rimanere in mani pubbliche, perché non è che l'AMAM è la mia, e del comune di Messina, e diventava patrimonio di tutti. Quindi le risorse idriche, gli impianti, i serbatoi, le reti sarebbero passate all'AMAM, a una società pubblica. Il 16 dicembre 2019 salta questo principio, si annulla tutto e si stabilisce di fare una nuova società pubblica. Era un modo per affossare, ovviamente, l'affidamento al gestore pubblico e non fare nulla in attesa che arrivasse il privato per mettere le mani sulle nostre risorse idriche. Questi sono gli atti e ve l'ho detto sinteticamente. Ora, Pippo Laccoto, io ti sfido a un pubblico dibattito con i documenti. Questa operazione l'hai condotta tu. Tu hai portato avanti un'operazione dove solo per velleità politica ha impedito ai comuni di prendere le quote, giocando
anche in buona fede sugli altri sindaci. E ora, siccome sei, fai parte della cucchiara del governo, ora dici che fare, che dare le risorse idriche al privato è bello. Quindi sappiatelo tutti, La privatizzazione dell'acqua ha un nome e cognome. Pippo Laccoto, che ora cerca di giustificarsi. Ma gli atti dicono l'opposto, Pippo. Quindi quando vuoi, vengo anche nel tuo comune se vuoi a fare questo dibattito. Ci prendiamo i documenti. Esibisci questo documento che hai citato, questo parere del ministero, che assevererebbe la mancanza dei requisiti in capo all'AMAM di diventare il soggetto che gestisce le risorse per conto di tutti. E così vediamo chi spara minchiate e chi fa campagna elettorale sulla pelle dei cittadini. Mica io sono uno come te che inizia la campagna elettorale con un facsimile e poi si candida all'opposto. Pippo, io non faccio il Tarzan. Tu probabilmente ti diverti anche in questo. Chiaro? Ma tu sei scarso. Sei uno che ha uno spirito di sopravvivenza unico. Ma con me, cortesemente, minchiate, non te ne consento. Non ti lo do. Quindi te lo sto dicendo. Mi puoi invitare anche a brolo. Porta questi documenti, basta anche che fai un post dove esibisci questo documento del ministero che dice che la mamma non aveva requisite. E chiudiamo qua. In ogni caso, noi ora che facciamo? Stiamo completando la verifica della mia proposta, cioè quella, comunque, visto che l'ATI non ha fatto niente, visto che la proposta di fare una società pubblica alternativa all'AMAM non si è fatta perché ovviamente era una proposta strumentale, io ho proposto nell'ultima riunione di sabato scorso di prendere le quote millesimali dell'AMAM e cederle ai comuni. Così velocemente recuperiamo il tempo perduto e poi vediamo se l'ATI, anche se commissariata, non affida il servizio pubblico, quindi in house, all'AMAM. E poi vediamo anche le altre pecche. Così stanno le cose. E altro non ti devo aggiungere. Pippo, aspetto la tua convocazione e aspetto soprattutto che tu pubblichi questo documento, visto che ormai fai parte da cucchiara. Quindi ora si può dare ai privati. Prima eri fuori da cucchiara e non si poteva dare ai privati. No, Pippo, non è che uno, se è all'opposizione o è fuori da cucchiara, tiene una linea e poi quando chiama cucchiara e cucchiaria cambia idea. Questo magari può appartenere al tuo modo di fare politica, ma non al mio. E io quello che ti consiglio è metti da parte ste stronzate, per cortesia, e datti da fare pure tu per scongiurare un danno irreversibile. Perché qua tra poco anche l'aria che respiriamo sarà centellinata dai privati. E la politica continua a far fare gli affari ai privati, quindi a privatizzare gli utili dei servizi pubblici essenziali e a socializzare i costi. Questo sta succedendo soprattutto in Sicilia, terra di conquista di lobby, anche non italiane. Perché la maggior parte di queste società che gestiscono le risorse pubbliche non sono italiane. E ovviamente su quella che è la situazione di Messina, probabilmente Catania, sono quattro le città dove c'è questo imbroglio che bisogna far saltare. Bisogna darsi da fare. Come io ho pronta la proposta di delibera, la farò avere anche ai sindaci delle altre province per impedire la svendita delle risorse pubbliche, delle risorse idriche, al privato. Quindi Pippo, aspetto la tua invito, lascia stare il mio stile. Io finora ho parlato con atti all'amaro. Non ho il tuo stile di leghista in salsa sicula, chiaro? Ma mi baso sempre su documenti. Quindi, ribadisco, se esiste un documento del Ministero che risale al 2018, al 2019, dove si certifica che l'AMAM non aveva i requisiti per diventare il soggetto unico gestore per conto di tutti i comuni, ora pubblicalo. Se no, non taci, adoperati a tentare di sanare il danno che ha fatto, un danno che è un'ipoteca.
per tutte le prossime generazioni. Questo è il concetto. L'altro giorno, con la teca, oggi delibereremo i provvedimenti conseguenziali, anche perché questo tentativo estorsivo della Tegra ovviamente non ha funzionato. Ci hanno mascheriato, hanno fatto di tutto e di più per lasciare la città sporca, hanno fatto pressioni in questo senso per avere il salvacondotto su ciò che era successo, no? Oggi, prima delibera, che facciamo? Procedere per i fatti nostri alla consegna dei mastelli, visto che oltre che circa il 50% degli utenti taormineesi non ha i mastelli per la raccolta differenziata e non se li è ritirati in questi 3 anni e Tegra non li ha consegnati. E questo significa anche regolarizzare l'altro 50% degli utenti che ha mastelli irregolari, cioè senza codice a barre. Su 5 mastelli solo quello dell'indifferenziato ha il codice a barre. Pensate un po' come si voleva fare la raccolta differenziata, farlocca a Taormina. Seconda cosa, ora procederemo in danno, perché non consento alla Tegra di sporcare l'immagine di Taormina. Vi siete passati il tempo e ve l'abbiamo fatto passare, perché ogni giorno che avete agito con questa forma di pressione per noi è stata una prova documentale che abbiamo inviato alle autorità giudiziarie per dimostrare le pressioni che la Tegra ha esercitato sull'amministrazione comunale per farsi riconoscere il pagamento di servizi non resi. Qua c'è truffa e ben altro. Ma io devo tutelare la mia comunità. Mica posso continuare con un servizio di raccolta dei rifiuti che mi genera un danno di 1 milione di euro l'anno ed è fatto anche male. Perché avete visto già quando siamo arrivati come abbiamo cambiato le modalità. E avevamo detto alla Tegra, questa deve diventare la modalità definitiva. Ovviamente, siccome penso di avere il coltello dalla parte del manico, perché raccogliendo il rifiuto, raccogliendoli a rate o raccogliendoli con una tecnica diversa, naturalmente danno la possibilità poi di andare a fare le foto al cumulo dei rifiuti. Sì, ho subito questo. Lo avevo messo in conto perché l'avevo subito a Messina già questo clima. Quando per raddrizzare la gestione dei rifiuti a Messina ci siamo scontrati con certi ambienti. E poi devo dire che grazie alla collaborazione di Messina Servizi, dei funzionari, di tutti i capi area, degli operatori, e devo dire allora con quello che era il vertice in quel momento, Michele Trimboli, perché lo scontro è stato con l'allora direttore generale, devo dire siamo riusciti a reagire e portare Messina dall'8% di raccolta differenziata al 60%, ad eliminare i cassonetti e cancellare una vergogna che caratterizzava Messina, che ancora in alcune zone è caratterizzata da zozzoni e pezzi di merda che continuano, ma fototrappole, sanzioni, cacci in culo, proprio per irriducibile. Quindi questo clima io l'ho subito, già l'ho vissuto. Bisogna avere stomaco e soprattutto prepararsi a una guerra di nervi, di ricatto, di condizionamento. Io ho sofferto in silenzio in questi giorni. Perché? Perché bisognava consolidare le prove del tentativo estorsivo della Tegra nei confronti del sindaco, nei confronti di una comunità, creare il clima di ribellione, creare il clima di reazione dei cittadini nei confronti del suo sindaco. Ma abbiamo anche visto
che se oggi la Tecra si è potuto permettere questo è perché c'è un 50% di utenti taorminesi che non fa la raccolta differenziata, che non ha ritirato i mastelli. Quindi sapete bene che questa situazione si è determinata con la complicità di tutti, compreso del 50% dei taorminesi che se n'è fottuto di prendersi i mastelli e di fare la raccolta differenziata. Non si verificava, oggi noi non saremmo stati sotto scacco della Tecra, ma oggi delibereremo anche già l'affidamento del servizio in sostituzione in danno della Tecra. Così, ora basta, ora si va a quella che è l'azione conseguenziale a questa strategia. Gli operatori della Tecra, poveretti, hanno ordini di non raccogliere i rifiuti e di mettere i bollini, cosa che fino a 15 giorni fa non esisteva, perché la Tecra raccoglieva tutto, portava in discarica come indifferenziata e noi pagavamo. Pagava chi? Il comune. La Tecra risparmiava da un punto di vista organizzativo, ecco dove sta la truffa, e noi pagavamo il conferimento in discarica come indifferenziata. 1.600.000 euro l'anno. Danilo, certo che ieri Taormina era sporchissima, perché la Tecra ha lasciato scientificamente, ha fatto i cumuli anche in alcune zone per ingigantire il problema e far fare le foto. Clic, clic, che bello, Taormina è sporca. E perché è sporca? Sentiamo. Perché il sindaco De Luca si è stancato di farsi truffare? Perché il 50% degli utenti non c'ha i mastelli e continuava a barare sulla raccolta differenziata? E io dovrei continuare ad accettare questo? Che ciò che ha contribuito anche a far fallire Taormina? Ora prendiamo, lasciamo le cose così, lasciamo i morosi, facciamo pagare i pochi fessi, continuiamo con l'evasione dei ricchi. Questo dobbiamo fare. Mi dispiace, cari miei. Non si fa così. E come vedete, non c'entra, come ha scritto qui qualcuno, se sono a Monza o in Burundi. Certe cose si fanno tenendo conto che bisogna far consolidare i comportamenti, perché quando si va a uno scontro e denunci per truffa, non è che sta facendo una denuncia col leggero, devi acquisire anche le prove delle pressioni, della ripicca da parte della società. Allora la domanda è: come mai fino a un mese fa un bollino rosso non veniva mai messo per l'errato conferimento? Si prendeva tutto e si portava in discarica. E ora all'improvviso la Tecra ha stabilito di essere ligia al dovere. E non solo, prende questi sacchetti, li unisce, li crea delle mini discariche e le toglie poi il pomeriggio. E nel frattempo facciamo mascariare Taormina, facciamo mascariare il sindaco De Luca. Divertitevi, divertitevi. Come dice qua Francesco Gabriele, che non so chi è, lei a Monza a divertirsi. Oh caro Francesco, io o da Monza o da Fiume di Nise riesco sempre a seguire tutto, e con la testa però, perché vedi, quando devi reagire a certi truffatori seriali che la sanno veramente lunga, devi saper costruire i percorsi. Ma comunque, tempo al tempo, tempo al tempo. L'importante è che la cosa non è ferma e non lo è. E oggi lo vedrete. Chiudo. L'altro ieri mi ha portato all'aeroporto un tassista e mi ha aperto un mondo. Quelle che sono dinamiche della città di Monza, che io ovviamente sto cominciando ad analizzare in questo momento. E una delle cose che mi ha detto è che nessun sindaco viene confermato al secondo mandato.
intanto. Cioè, ogni 5 anni si cambia sindaco. Vuol dire che i sindaci che si sono proposti e sono stati eletti non hanno mantenuto i loro impegni. Mi ha raccontato dell'invivibilità dell'aria alla stazione, mi ha raccontato di fatti incredibili, mi ha raccontato di un problema riguardante proprio la sicurezza urbana e soprattutto di quella che è una mancata visione oggi di una strategia che mette la città di Monza e la Brianza in un contesto in rapporto a Milano che non sia di becero campanilismo ma di ruoli complementari. Ascoltare i tassisti è interessante, come ascoltare i barbieri. E io, come ho fatto in ogni città, in ogni comune, dove mi sono proposto a sindaco, ho iniziato a girare i barbieri, a sentire i tassisti e ad avere quel quadro indispensabile per affrontare una competizione elettorale con dati di fatto. Noi il 15 di settembre apriremo la nostra campagna elettorale a Monza, al Teatro Binario 7, venerdì 15 settembre alle ore 18:30. Presenteremo anche il programma di tutti gli incontri che faremo nei 55 comuni. Io la sfida l'ho lanciata. Quindi metteremo a confronto dei modelli di buona amministrazione, di cui noi ovviamente siamo portatori, e abbiamo dimostrato finora che le nostre formule funzionano e che non ci siamo piegati alla tegra di turno e non abbiamo mai accettato lo sperpero del denaro pubblico e il ladrocinio. Quindi questo, cari miei, è ciò che ci contraddistingue ed è la nostra storia. Andiamo avanti senza se e senza ma. Ci vediamo a Taormina.